Bralla a tutti ragazzi e benvenuti, sono lo vostro Mighty Morse. Oggi siamo su Legend of Keeper, il secondo gameplay e credo anche l'ultimo, perché comunque non è un gioco così sostanzioso da farci una serie, almeno secondo me, però vi avevo promesso di farvi vedere il gioco un pochino più avanzato, quindi andiamo alla terza fase che io non ho sperimentato. E possiamo personalizzare, io questo non l'avevo fatto, però se io potessi mettere un pochino più di guadagno, ma di oro, però non di esperienza. L'esperienza non è che me frega, durata normale, durata lunga, durata normale, dai, forse ci dà un pochino più di monete, che le monete sono sempre poco. Promozione: siamo felici di offrirti un servigi di questi tirocinanti che avrà una stanza riservata nel dungeon. Ah, quindi aumenta di uno. Possiamo scegliere tra Sanakanji, che fa praticamente 80 di danno fisico più sanguinamento, natura con perdita di morale, e gli attacchi infliggono 50% di danno in più ogni 25% di morale mancante dall'avversario. Io però il morale non lo tiro giù perché non mi interessa. Se poi non avete visto il primo gameplay, andatevelo a vedere che vi spiego un po' tutte le dinamiche. Poi qui il 70% di danno fisico, 70% di danno fisico, magari 70%, più sanguinamento 3 turni, 70 più veleno, 21 più fuoco. Questo fa un po' di tutto. Questo fa congelamento, fa danno di aria con calo di morale, ma a me piace più questo, ragazzi, che vi devo dire. Poi mostrilli, abbiamo lui in più, questo è nuovo perché è quello nuovo del livello, quindi questo è da tirar su perché sarà forte. 50 di danno fisico con sanguinamento e 50 danno di aria con cumulo di sanguinamento, però sono tutti tornati al livello 1, ragazzi, li avevo aumentati di livello, cioè ti azzera tutte le volte che te cominci, ti azzera tutto. Addestratore, ce la facciamo almeno lui? Addestra, gli attacchi applicano sanguinamento 2 meno 10 di vita al turno successivo. Comunque quelli con la stella sono quelli, diciamo, speciali, pochino più forti. Poi evento, vediamo di raccattare qualcosa. Hai piazzato una scommessa sulla corsa dei cinghiali, buoni, e quindi per festeggiare posso prendere 890 di oro o festeggiare con un boccale che fa morale, ma a me non voglio i soldi. Poi corso mi interesserebbe. Non posso scegliere chi voglio, E pago, ma non è che mi fai tanto uno scontro. Due livelli però. 8 settimane. Poi evento, perché non abbiamo soldi per fare altro. Ha bisogno di una cave, ci dà 6,50. 6,50 sono un bel po' di soldi. Io accetterei. Adesso siamo alla 5ª settimana. Ci dà la difficoltà normale con 110 monete massimo e un upgrade per il mostro, anzi tutte e tre ci danno un upgrade per il mostro, però aumenta l'oro. Io non so a che livello sono loro, perché sono a livello 1 e loro? Minchia, non ho i mostri, aiuto! Non ho i mostri, aiuto! È un casino, facciamola semplice, ragazzi, perché sennò ci smontano. Lei è a fare il corso d'aggiornamento. Levami, levati. Allora facciamo quello semplice. Facciamo quello medio, prendiamo un pochino più di oro che mi serve l'oro. È un casino. Un abbondante casino. Se io faccio così,
perché mi dispiace lasciar lui da solo, perché se lo lascio da solo lo massacrano. Ragazzi. Si parte bene, eh? Cioè, senza mostri. Vai, convalida. Livello 3 loro. Aio. Convalida, io non sto. Oh, questo è in più, bello. Allora, mettiamo Morgan, no, Voriga. Ok. Poi mettiamo lui e mettiamo Jix. E al limite, ragazzi, se non ce la fanno, abbiamo il boss finale. Dov'è? È sparito? È nascosto? Ci penserà lui. Morto? A posto. Che bello. Non ha fatto praticamente niente. E speriamo faccia lui qualcosa. Quando è che tocca a lei, senza farsi ammazzare? Allora, danno, sanguinamento, ustione o veleno. E qua do coio male, perché il turno dopo mi ammazzano. Vedo Bija a sto giro. Lui almeno che è uno sferato praticamente. Meno che non faccia tutto lui, ma. Ho paura di no. No, questi crepano che è una meraviglia. 70 danno da aria. Aumenta al 10% cumulo sanguinamento. McCoyons. Ne ammazziamo manco uno. Speriamo che abbia un po' di resistenza. Lui almeno due attacchi li fa. Non è che almeno uno muore, eh? Ecco, non va fatti, è morto. Giusto. Non è triste, il mio Nosferatu è morto. Beh, morirai adesso, eh? Oh. Così, ragazzi, vedete anche il boss che nel primo gameplay non si è visto. È forte, però lui non recupera da uno scontro all'altro, quindi quello che gli levano poi gli resta. Lui può fare la frustata per tutti. Madonna, quanti gli stanno levando? Oh, avete rotto tre quarti, eh! Oppure può fare la frustata singola, oppure usare il terrore per levargli il morale, ma. E allora crepo. Partiti malissimo. Au, 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 au! Non gli leva niente! Com'è possibile? La frustata dovrebbe levare di un po' di più, cavolo. Cioè, è un fallito come boss. Da un po' è morto. Non è che è stato un bello scontro, eh? Madonna.
E poi tutti feriti adesso. Dove vado io adesso che sono tutti feriti? Cioè, me ne manca ancora uno. È un gran casino. Compra un mostro, però abbiamo 1080, eh. Abbiamo 1080, mamma mia, la schifezza proprio. Proprio perché sono ristrette. Evento, vediamo l'evento. Più 30, meno 15, mi va bene perché tanto le lacrime non le faccio, non le tiro su. Viaggio da fare mi servirebbe, ma mi occupa, mi tiene impegnato un dipendente. Detto questo, saccheggio, vediamo un po'. 114, 162, 30% di trovare un artefatto, trovare un mostro 100%, liberare un mostro 20%. Saccheggio. Ma che schifo! Ma che schifo! Allora, te vatti a curare che si è messo male. E smistiamo. No, smistiamo così stanza 2. Sperando che vada un po' meglio perché se sono tutte toste così. No, volevo vedere cosa dava. Non partire subito. Ma dai, ma sei un maledetto. Va bene anche così, sono tutte e tre tank praticamente. Sì. Non vale nulla praticamente quel drago lì. Te. Questo c'ha 3 grammi di vita, ma pure il grosso. Vai, zip, niente, non mi ha mai sentito. Qui va a finire male, ve lo dico io. Questo fa pure 2 turni, ci rallenta. Questo con un colpo ci ha levato praticamente tutta la vita, va a fanculo. E noi invece gli leviamo proprio l'anticchia. Ma chi ci fanno nei review? E poi loro sono già a livello 3, oltretutto, quindi loro non partono da zero in realtà. Solo noi tutte le volte partiamo da zero. Il foglio solletico, bravo. Potrebbe partire lui per una volta? No, ma che. Sì, dai pure un calcio lì dietro, dato che ci sei. No, per cambiare. E lo salutiamo. C'è tutto sto casino per. Ma già morto. Su, 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 su. Oh! Morto di noia, secondo me. Pipistrelli, orda di goblin e debolezza al fuoco. Preferisco accumulare danno. Chi c'è qua? Ah, chi è? Oh, mi raccomando, chi tocca a lui? Cumuli di sanguinamento. Facciamo, va. Che fa? Bellino, non l'avevo mai visto.
Questo qua rallentamento quanto rompe le balle. Soffre. Ammazzalo. Ma che no. Con zero di vita è rimasto. Davanti, davanti, ce l'ho fatto questo. Sperando che colpisca anche quello dietro. No. Vabbè, comunque non ce la fanno, eh. Ah, perché se no... Chiamo la NASA. Dai, su. Nye, nye. Ricompensa, io questo ce l'ho già, l'ho preso, non me lo ricordo, mi sembra di sì. Però a me piace lui, ne prenderei anche un altro, che male non fa. Però qua mo è difficile perché loro si sono... Bisogna mandare qualcuno... Stanza 1 in... In farmacia ti dobbiamo mandare. Ok. Allora, addestramento abbiamo 1000. Io voglio addestrare lui. Livello 3. Lei è già a livello 3. 100. Li stiamo pagando veramente meno rispetto a prima gli addestramenti, perché abbiamo il perk che ce lo permette. Mercato nero, no, al momento non mi interessa. Allora, nel magazzino è stato trovato questo artefatto. I mostri in seconda linea effettuano un attacco in più, ma perdono 20 di velocità. Iniziano il combattimento col 50% in meno della vita massima. Ma anche no, tanto 50% in meno. Allenamento palestra, questo non ho capito bene come funziona, comunque vabbè, usiamolo, sicuramente è positivo. Spendi un po' di ore esattori, riscuotono le tasse. Paga, non ce l'abbiamo, dobbiamo pagare in questa maniera qua. Ah, siamo già al campione, ti dà un personaggio raro, facciamola questa. Però ragazzi, qui bisogna stare attenti perché ci fanno non neri di più. Allora, io direi stanza 1, stanza 2. Quindi 3, 3, 2, qui 3, 3, 3. Più di così non possiamo. Trappole sono indietro purtroppo di livello. E speriamo che non ci fanno il sederino a strisce. Ho i miei grossi dubbi perché loro sono livello 3, 4. Questo non l'avevo neanche mai visto. Nadriel. Danno fisico 52, stordito 1, applica furia. È un bel rompiballe anche questo. Vai, invalida. Inutile. L'inutile. E speriamo in questo, in Morgan. Morgan, facci sognare. Il pugnale volante inutile. Se lui è rimasto con la vita che aveva, è finita. Holin! Torna a giocare a poker. Chi è? Lui è praticamente l'eroe. Cazzino, si è messo pure in fondo. Minchia, quanto levano! Si sbranano. 120, bello 120, eh? Anche me.
questi ci sbrano. Garantito. No, recuperano, no, ma che? Ma da quando? Ma mettiamo queste robe nel dungeon, ma siamo pirla allora, scusa, se il dungeon è nostro, noi gli rimettiamo la fontana idratante. Ma ho proprio coglioni. Posso fare qualcosa anch'io? Guardo se... Guardo solamente? Non gli facciamo niente. Ciao. Il dungeon è nostro, no? Proviamo a fare la furia. Facciamo l'upgrade a... Dovrebbero fare un pochino più di danno loro. Ma perché non tocca mai prima a noi? E queste non capisco. Chi è? Queste hanno pure recuperato. 117 danno a dare al quello che sta in posizione, 35. Aumentiamo la velocità, proviamo a fare questo. E che aumenta la velocità a noi? Poi, facciamo questa che fa più danno. Troppo forte, sì, vabbè, dai, su, casciottato praticamente. Questo fa due turni, si curano. Non dico quello che penso perché poi sono volgare. Allora, vedi la vita di questo qui, guarda lo sputo gli è rimasto, morto. È morto praticamente. E ora 128, perché prima levava solo 40? Per forza. È previsto nel budget annuale. Quindi lui ci dà il punteggio per quello che abbiamo fatto finora. Non siamo andati avanti, ci dà un po' di esperienza e ripartiamo praticamente dal solito livello. Quindi ragazzi, direi che per il momento è tutto. Direi che con un po' di gameplay abbiamo visto più o meno come funziona. Io vi ringrazio per la compagnia, però a me mi è venuto voglia di giocare a Darkest Dungeon. Io non vi dico niente perché poi magari, essendo un gioco già visto e rivisto, può essere che vi abbia anche stufato, però io ce l'avrei anche tutto moddato con le mod, sarebbe uno spettacolo. E niente ragazzi, magari ci rivedremo su Darkest Dungeon. Io vi ringrazio per la compagnia e vi saluto. Ciao a tutti.